È l'ultima giornata del festival ed è un percorso che è stato molto lungo, che è iniziato a gennaio con tantissimi appuntamenti in cui ci siamo tutti entusiasmati, noi, la libreria, l'associazione Itinerandia, ed è stato un percorso che è stato reso possibile da tante realtà che ci hanno sostenuto e accompagnato, in primis la Regione Sardegna, poi il Comune di Alghero di Puttifigari, la Fondazione Alghero, l'Istituto Treccani, la collaborazione con i tanti festival con cui abbiamo interagito, quindi Entola, Street Bus, Le Canias, Sulla Terra Leggeri, Florina Singiallo. Una collaborazione che è partita quest'anno è quella con la Scuola Holden, che si è sviluppata con i laboratori e gli incontri nelle scuole e poi con l'appuntamento con Simone Ragazzoni dei giorni scorsi. E tante sono le realtà, dicevo, che ci hanno sostenuto, quindi l'azienda agricola Saltore, la Comes, la Chardana Tours con Laura, che è stata impagabile nell'aiutarci a gestire i viaggi degli ospiti, e l'Istituto Comprensivo 1 con tutti i ragazzi che hanno fatto da volontari in questi giorni, coordinati da Roberta Sannia, e poi insomma Tony Pinna, che ci ha seguito per i social, e il Circolo dei Visionari, che ci ha accompagnato e sostenuto nei tanti appuntamenti che abbiamo condiviso in questo anno, e poi soprattutto gli autori e le persone che si sono offerte di accompagnarli negli incontri e nelle presentazioni. Questi sono, come dire, i saluti di rito e i ringraziamenti che ci sentivamo di fare. Adesso non ruberei però altro tempo e lascerei direttamente la parola a Raffaele e Flavio, che ci presentano nelle mie vene. Grazie. Buonasera e benvenuti alla presentazione dell'ultimo romanzo di Flavio Soriga, Nelle mie vene. Con Flavio 5 minuti fa ci siamo rassicurati, nel senso che io gli ho detto: ma c'è qualcosa che ti devo chiedere? E lui mi ha detto: guarda, non mi dire nulla, non mi anticipare niente, perché probabilmente mi annoierei se sapessi già cosa mi chiederai. Quindi non ti ho anticipato nulla, metto via la scaletta che tanto non c'era e parto subito col dire due parole, ma proprio due, sul libro, per poi cominciare una chiacchierata con te. Diciamo che una delle ossessioni della critica è quella di cercare di incasellare gli autori e, se possibile, le loro opere. Quindi dopo che ho finito di leggere il libro sono andato a vedere un po' come te l'avevano classificato questo libro. Un libro che offre un riuscito equilibrio tra biografia e fiction, ma mi è piaciuta molto una definizione, forse un neologismo, hanno definito un nuovo genere, un autofiction. E tutto questo perché? Perché in questo romanzo c'è un io narrante che non corrisponde all'autore, anche se l'atmosfera sembra un po' autobiografica, no? Se avete presente Sardinia Blues, c'è un filo rosso che unisce in qualche modo questi due lavori, e in questo caso il protagonista è un tale Aurelio Cossu. Quindi ho pensato che questa sera l'unica soluzione per uscire fuori dalla dicotomia tra i due, tra l'autore Flavio Soriga, che nasce a Uta come Aurelio, che ha in comune con lui tante cose, scrive, lavora per la televisione, vive tra Roma, Milano, Cagliari, eccetera, eccetera, fosse quella di intervistarli tutti e due. Quindi ne abbiamo due qua, abbiamo Flavio Soriga e Aurelio Cossu. Io tanto, buonasera, grazie, è davvero un onore, anche fa molta impressione essere all'ultima sera di un festival, perché l'ultima sera è la più faticosa, quella in cui gli organizzatori non vedono l'ora che sia tutto finito, lo so, in cui si sa che dal giorno dopo cominciano a chiamare i creditori, quindi insomma è andato tutto bene, sono tutti contenti, però è anche la serata in cui può ancora andare storto qualcosa, quindi noi dobbiamo fare in modo che non succeda per la nostra metà parte. E poi è bellissimo fare incontri ad Alghero, che è una città che in questi anni, grazie soprattutto al lavoro dei librai che ad Alghero forniscono un presidio tutto l'anno, un presidio culturale, un posto dove da cui si batte per combattere l'apatia e certi
orrori del nostro tempo, che direi soprattutto l'apatia. A me sembra sempre il problema più grande del nostro tempo nelle nostre cittadine, nei nostri paesi, in Sardegna. E io ti ringrazio che tu per questo pensiero, che tu dici che c'è un filo rosso tra Sardinia Blues e nelle mie vene. È possibile che nessuno di voi abbia letto Sardinia Blues, è un libro che ho scritto nel 2006 ed è stato l'unico che ha avuto un certo successo commerciale, perché sono andato dalla, come si chiamava, dalla Bignardi, quando aveva le invasioni barbariche. In quel momento la Bignardi faceva vendere molte copie, quindi per una settimana sono stato l'autore Bonpiani più venduto, poi basta. Però per una settimana sono stato anche quinto nelle classifiche di vendita di Repubblica. È stata l'unica volta nella mia vita, è stato molto emozionante. E quel libro lì, Sardinia Blues, era forse, immagino io, la prima volta che c'era un racconto della Sardegna ironico, autoironico. C'era un pastore gay, c'erano dei ragazzi campidanesi che venivano al Ruscello, o forse all'altro, l'altra discoteca, quella su, che non... Come? Io sono non il Ruscello, l'altro, comunque quello, la Siesta, giusto? Stavo dicendo già Mampea. No, andavano alla siesta, poi insomma era un racconto di una Sardegna estiva un po' grezza, un po' gaggia, però anche sì, di ragazzi normali della Sardegna che si divertono come possono. Non so se siete mai stati, se non siete sardi, a Torre Grande è un posto che tutti non sardi dovrebbero vedere, è la spiaggia di Oristano, ma è il posto meno glamour che uno possa immaginare al mondo. Proprio è una spiaggia, diciamo, non meravigliosa come colori, come, però c'è la torre e poi c'è, ogni sera ci sono quelli con l'organetto che fanno la musica sarda. Ci sono delle pizzerie che servono da mangiare a tantissima gente. È un posto familiare, normale, per gente normale, che non colpirebbe nessuno, neanche uno se venisse da Rimini. Ecco, non è che viene da Rimini e dice cazzo che mare in Sardegna, no, è un posto normale, però è anche un posto dove vanno molto i sardi di quella zona. Allora c'è una Sardegna lontana da quella che invece immagina un bresciano medio, lontana dalla Caletta o dalle Bombarde, da San Teodoro, da Olbia. E in quel romanzo lì, Sardinia Blues, c'era un po' il racconto di questa cosa qua. E questo libro non c'entra tecnicamente con quello, però è vero che mi è sembrato a un certo punto di tornare a misurarmi con un racconto della Sardegna che lottasse un po' contro i luoghi comuni, che c'è dentro, e questo è l'altro punto forte di contatto con quel romanzo, la talassemia. Io sono talassemico come protagonista di questo libro e di quel libro, e dopo 13 anni sono tornato a raccontare della mia malattia. 13 anni e mezzo, perché nel frattempo non volevo assolutamente essere o sembrare come il talassemico che scrive libri. Sono uno scrittore e mi capita di avere anche la talassemia. Però insomma sono diventato grande, sono diventato padre. Quando avevo 25 anni non sembrava possibile che saremmo potuti diventare grandi noi talassemici. Lo siamo diventati anche molti padri e madri, quindi ho sentito proprio naturale tornare a raccontare quella cosa, questa sorte strana nostra di questi malati, che quando siamo nati non c'era nessuna speranza che diventassimo grandi, non c'era proprio speranza che superassimo i 5-6 anni. Però, e qua finisco la risposta, scusami, sono stato un po' lungo, però non è un libro autobiografico, perché intanto il personaggio, il protagonista non scrive, è un autore della televisione e ha dei punti di contatto con me, sì, nel senso che è nato a Uta, alla mia età, alla talassemia, e lavoro in un programma della televisione simile a quello per cui lavoro io. Io lavoro come autore al programma Per un pugno di libri, condotto da Geppi Cucciari e Piero Dorfles, che è un programma bellissimo che esiste da 20 anni e che non guarda nessuno, e questo è un onore, no, anzi lo guardano tutti quelli che vanno alle presentazioni dei libri, per cui la reazione, questa qua è la reazione tipica. Però non so se ve ne siete accorti, ma i lettori non sono proprio rappresentativi dell'Italia, ecco. E i lettori di libri appassionati sono pochi in Italia, così come sono pochi quelli che guardano Per un pugno di libri rispetto alla popolazione tutta. Però per carità, il programma va bene, spero che non lo chiudano neanche quest'anno, anche se nel romanzo viene chiuso quello a cui lavora il protagonista del libro. Però basta, per il resto tutto quello che succede a lui, ad Aurelio Cosso, a me non è successo, cioè non mi è successo nulla di tutto quello. Non mi è successo la rissa nel ristorante di Milano, dove invece mi comporto sempre molto bene, non ho amiche i cui genitori hanno fatto adottare le pecore a distanza come succede a questo qua.
Io non ho spacciato, non ho partecipato a restituzione di fucili rubati, niente, tutto quello che ho scritto, il latitante, me lo sono inventato. Il latitante corso non lo frequento. Tutto inventato, infatti questo, e poi chiudo, è il motivo per cui non scriverei mai un libro autobiografico, perché la mia vita è noiosa come quella di tutti gli scrittori, per cui io cerco intanto di non scrivere libri che parlino della vita di uno scrittore, come purtroppo succede abbastanza spesso, ma se non sei Philip Roth e qualche altra eccezione nel mondo, tutti gli altri libri che io leggo in cui gli scrittori raccontano di scuola Holden, la festa del salone del libro, io frequento quel mondo dal 2000, quindi da 20 anni, vi assicuro che è molto divertente, ma finisce lì, non è interessante da raccontare. È un mondo piccolo piccolo che ha le sue cose, quindi non lo racconterei mai in un romanzo. E per scrivere delle cose autobiografiche interessanti c'è una tradizione italiana letteraria molto importante. L'autofiction negli ultimi anni ha vinto il premio Strega con il libro di Piccolo, che però è molto inventato, anche il desiderio di essere come tutti. Ma prima ancora c'è, se io penso a un grande romanzo di autofiction, è il lessico familiare di Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg scrive quel libro, a un certo punto, siccome quest'anno abbiamo giocato al programma con un suo libro, ho messo una clip di una sua intervista, lei dice: non so se scriverò di nuovo della mia famiglia, della mia vita, però credo di sì, perché dopo che hai iniziato la tua vita diventa un materiale di racconto troppo bello, troppo interessante. Però Natalia Ginzburg ha avuto un marito torturato dai nazisti e morto in prigione. La sorella si è fidanzata col figlio di Adriano Olivetti, lei stessa ha fatto fuggire, ha aiutato a far fuggire chi era Turati, insomma è un po' diversa dalla mia famiglia. I miei genitori sono un impiegato dello Stato, della prefettura, un'impiegata della Marina Militare. Esistenze interessanti, ma non mi sento, insomma, a quei livelli. Diciamo. Eppure l'elemento in qualche modo autobiografico non è proprio tuo, è generazionale, perché la sensazione che ho avuto io leggendo questo libro è che tu, come credo sia la qualità dello scrittore, no, riesca a captare tutta una serie di sensazioni, di pensieri, di paure, di insicurezze di una generazione larga, una generazione che investe probabilmente ormai trentenni, quarantenni, quasi senza distinguerli, e di una generazione in particolare, direi, sarda. Cioè, alla fine la sensazione, leggendo il libro, è proprio quella che tu in qualche modo riesca a raccontare qualcosa che ci appartiene a noi lettori. Infatti, che cosa succede? Io non so, a me è successo questo, poi voi leggerete il libro e vi farete la vostra idea. Succede che il gioco, diciamo, letterario, che sembra innescarsi all'inizio, no? In cui forse, non so se l'autore ci vuole portare appositamente o ci caschiamo noi così come pesci nella rete, è quello appunto di avere la sensazione di una eccessiva all'inizio corrispondenza tra quello che conosciamo di Flavio Soriga e quello che andiamo a conoscere del protagonista. A un certo punto l'io narrante non è Flavio, è Aurelio, però in realtà l'io narrante passa dalle pagine del libro negli occhi del lettore, cioè ci sentiamo noi in qualche modo lettori narranti, no? Perché quello che succede a Aurelio, non tanto quello che succede nella vita, tu hai detto una cosa interessante, hai detto: beh, la mia vita non è successo niente di straordinario. Beh, non è successo niente di straordinario, parliamone, però hai vinto il premio Calvino, hai avuto una precoce, direi, carriera nel campo della letteratura e non solo, quindi qualcosa di straordinario comunque in quell'ambito è successo, ma soprattutto hai probabilmente in parte realizzato quello che una generazione di sardi è frustrato nell'osservare che non riesce a fare. Cioè, qual è la grande ossessione di tutti i personaggi del tuo romanzo? La paura di non realizzare i propri sogni, la sensazione di non realizzare, di dover fare compromessi, di dover fare non quello che hanno desiderato, ma quello che hanno potuto, o addirittura quello che altri hanno voluto per loro. Io ho trovato che tutti i personaggi avessero questa caratteristica, discorsi in qualche modo non del tutto realizzati e poi frustrazioni seguenti, che mi sembra
la biografia di una generazione, tanto più di una generazione sarda. In questo senso io credo che esista un filo biografico, autobiografico, non proprio di Flavio Soriga, ma della generazione a cui Flavio appartiene, in questo senso. Vediamo se lo accetti. No, è bello parlare del libro perché... Ognuno. No, intanto sì, perché senti visioni che a cui non hai pensato tu. E poi perché adesso noi parleremo di questa cosa, perché è interessante, però già non ha più niente a che fare col romanzo, perché il romanzo non è un saggio, questo romanzo, ma non lo sono in generale. Ovviamente poi quando ne parli finisci per astrarre, per fare dei discorsi generali, che però hanno proprio nulla a che fare con quello che è un romanzo. Un romanzo è un racconto di una storia, e se lo scrittore è onesto è un racconto che era abbastanza più o meno necessario, perché se non era necessario è stato disonesto l'autore, raccontare, ed è una storia, se è un romanzo che si regge, non dico bello, non dico buono, se è un romanzo che si regge è una storia che uno ha piacere di leggere, basta, non credo che lo scrittore debba avere altri obiettivi, io sicuramente non ne ho, poi naturalmente siccome racconti una storia col tuo punto di vista, scrivi anche qualcosa di politico, qualcosa che ha una poetica, tra virgolette, una poetica che si può avere anche ad andare in bici da appassionati di bici, cioè una poetica nel fare le cose e nel raccontare le cose che ti interessano. Quando dico che la mia vita non ha nulla di interessante, lo ribadisco, non ha nulla di interessante, nel senso che le vite dei rocker sono interessanti, cioè se io fossi Manuel Agnelli potrei scrivere un libro che parla di me, perché se io fossi Piero Pelù sarebbe interessante, ma gli scrittori, anche vincere il Calvino, è una cosa che io posso raccontare su come è andato il Calvino, ma non è interessante, cioè è importante nella mia carriera di scrittore, ma chi se ne frega, cioè come fatto in sé, le vite degli scrittori si assomigliano tutti, sono vite di un altalenare continuo tra l'accarezzare l'idea che hai fatto qualcosa che resterà e il maledirti perché non riesci a guadagnare da vivere, più o meno la vita degli scrittori, ma tutti, intendo anche quelli che ce l'hanno fatta davvero, cioè Gadda ha passato tutta la sua esistenza a fare un po' l'ingegnere, poi si licenziava e faceva lo scrittore, appena si licenziava da ingegnere diceva oddio adesso come faccio a vivere, scriveva un libro però non lo finiva, allora tornava a fare l'ingegnere, Primo Levi comincia a fare lo scrittore e basta a 50 anni e lo scrive anche in più romanzi, nella Chiave a Stella c'è un personaggio che dice forse adesso lascerò il mio lavoro, poi si chiede scusa quasi negli altri libri, quasi continuamente, del fatto di aver lasciato un lavoro vero, quello di chimico, per provare a scrivere, ed è uno scrittore meraviglioso, straordinario, non solo quando racconta di quello che ha vissuto nel campo di concentramento, è meraviglioso nel raccontare la quotidianità, la sua casa di Torino. Mi sono perso, vedi? Allora, la generazione sarda, boh, non lo so se esiste, però io vedo che anche una generazione, allora, la nostra generazione, hai ragione, dei 20 ai 50 anni è una generazione che ha a che fare con la difficoltà di tirare avanti, con la difficoltà, non era male però quel buio, con la difficoltà di guadagnarsi da vivere, con quella che viene definita precarietà, che però non è un termine che a me piace, perché quando io ero ragazzino gli avvocati erano precari come adesso, solo guadagnavano molto, il problema è che adesso c'è una precarietà al basso, cioè sei precario e pagato anche poco, e in più sei precario anche se lavori da Zara, questa è la cosa assurda dei nostri tempi, non è assurda, c'è stato un piano per arrivare a questo, comunque se però parliamo di quelli che hanno dei sogni, diciamo chi vuole lavorare più o meno nell'arte, nello spettacolo, allora la precarietà è proprio naturale che ci sia, cioè l'autore TV che è questo personaggio lo sa che il suo lavoro finisce continuamente e deve ricominciare da capo. E i sardi che hanno provato a misurarsi in questi campi, quelli che se ne sono andati e tornano, e questa precarietà l'hanno messa in conto, io credo. Cioè, oggi è pieno di sardi, oggi, a New York, c'è un tipo di 25 anni, peloso come tutti gli utesi, che è di Utah e fa il grafico pubblicitario. Questa cosa non era mai successa nei secoli dei secoli. C'è un architetto di Utah che lavora a Palma di Mallorca e gestisce un resort. Ci sono delle persone, e dico Utah perché io sono di Utah, ma possiamo tirarne fuori 10 di ogni paese della Sardegna,
che si sono affermati in tante città del mondo, che non sono andati via tanto per la necessità della mancanza di lavoro, ma anche e forse soprattutto perché volevano misurarsi con la gente del mondo, perché la Sardegna è straordinariamente bella, come tutti ci dicono, ma quasi tutti quelli che ce lo dicono stanno qua solo 20 giorni d'estate, perché poi c'è l'inverno, e non è che l'inverno non sia bello, la Sardegna è un posto isolato, con un sacco di problemi, dove ogni tanto un adolescente viene sparato in faccia, un 81enne viene ammazzato nella campagna quando sta tornando all'ovile, quindi è un posto che è meraviglioso per 3 mesi d'estate e ha tutto l'inverno che ha delle complicazioni, anche d'estate ci sono delle complicazioni, se sei uno della Sardegna. Quindi tanta gente vuole andarsene, e poi è un posto piccolo ed isolato, e a questo non c'è rimedio, perché incredibilmente quelli di Brescia e di Vicenza che ci dicono d'estate che la Sardegna è bellissima, come se noi non ce ne fossimo accorti, tendono a rimanere a vivere a Brescia e a Vicenza, cosa che ci sorprende sempre, però è così. E quindi la Sardegna continua ad essere un posto piccolo, isolato e poco abitato, per cui c'è una generazione, in ragione, non tutte, nel mio paese... Auta sono 5.000 abitanti, 4.500 sono rimasti a vivere lì, hanno un lavoro normale, lavorano alla campagna, lavorano come impiegati, vanno avanti. Noi vediamo più i 3 o 4 che fanno l'architetto, il grafico, ovviamente ci colpiscono di più, però bisogna anche dire che la stragrande maggioranza della gente non è irrequieta, rimane serenamente nel suo paese e fa la sua vita per bene, come, cioè facendo la persona per bene come le generazioni prime. Ho fatto adesso la sociologia che non so fare, quindi... Scusami, era l'unico modo per rispondere. Non volevamo trasformare il tutto in un saggio, però in effetti è un libro stracolmo di spunti, di riflessione, come è giusto che sia. Quindi leggendo le vicende di Aurelio siamo portati a tutta una serie di riflessioni, ma veramente in tutte le direzioni, perché io ti potrei dire che, lo so, ci sono pagine che ci fanno riflettere sulla situazione politica in qualche modo, comunque su come è cambiato il lessico politico. Non so il significato di comunista, tanto per dirne uno. Ci sono pagine che parlano delle piaghe, delle paure con cui ci confrontiamo, la paura della precarietà, forse la somma paura, quella della povertà, di tornare poveri o di rimanere poveri, la paura addirittura delle droghe che vanno ad insidiare in realtà le giovani generazioni, adesso come 20 anni fa, non è cambiato molto, l'eroina sta tornando e l'eroina a un certo punto compare anche nel tuo romanzo. Questo ci sta tutto, no? Quindi è chiaro che poi parlando di quello che Aurelio ci propone, raccontando le sue vicende o vivendo la sua vita, inevitabilmente rischiamo di prendere sociologia, politica o altre cose. Il tuo ultimo romanzo è del 2013, adesso faccio quello proprio serio da scaletta, è del 2013, vero? Passano 6 anni e tu arrivi a scrivere questo, non è che nel frattempo sei rimasto con le mani in mano, perché insomma trasmissioni televisive, soprattutto direi molto per la letteratura, la rassegna dell'Argentiera, poi soprattutto la rassegna di questi ultimi anni sulla Terra Leggeri, quindi comunque sempre grande impegno, grande partecipazione alla vita, direi, intellettuale sarda, non so, italiana, ma non scrivi, o comunque se scrivi non scrivi romanzi. Questo periodo di 6 anni, Bompiani, ho visto che ti ha aspettato, o forse ti avrà sollecitato, questo lo sai tu, però questo periodo di 6 anni è dovuto al fatto che stavi facendo semplicemente altro? No, ho scritto sempre, figurati, sto benissimo anche senza scrivere, non vorrei... A volte gli scrittori dicono: ah, io non riesco a vivere senza scrivere. No, cioè posso stare tipo 2 mesi in spiaggia senza scrivere, sto molto bene. Però in realtà ci pensi sempre. No, stavo scrivendo un romanzo. Allora, intanto ho avuto una bambina, che è una cosa che nel senso che mentre aspettavo la bambina mi dicevano un sacco di cose terrorifiche, tanto che questo lo vorrei raccontare nel prossimo libro, tanto che l'ultima fase che la stavamo aspettando, quando incontravo qualcuno che aveva avuto figli, soprattutto se li aveva avuto da poco, attraversavo la strada per non parlarci, perché mi avevano distrutto questa cosa, la tua vita non sarà più la stessa, non vedrai mai più una partita in TV, non potrai più andare al cinema, tutte queste cose. Poi ho scoperto che la maggior parte di queste cose erano, almeno così la vedo io, erano cose che i genitori si dicono
per essere, perché non avevano più voglia di andare al cinema, di andare alle partite, di uscire, quindi dicono che è colpa dei bambini, perché se ti organizzi riesci a fare tutto. Però su un punto invece i miei timori erano fondati, che è davvero un casino per scrivere, ma non tanto perché devi fare delle cose, ma perché ti piace talmente tanto, così almeno l'ho vissuta io, avere a che fare con questa cosa incredibile che è doverti occupare di questo animaletto all'inizio e poi di questa personcina un po' dopo, che è stata come una botta, una cosa che mi ha tenuto, cioè non riuscivo a pensare ad altro. Quindi quella serenità di scrittura, di alienazione, sereno non sei mai quando scrivi, non so se tu sei mai sereno, io non sono mai sereno, cioè nel senso, la mia esperienza di scrittore, io ho iniziato a 25 anni dicendo il Calvino da giovanissimo, quindi come Stassi che ha avuto il primo figlio forse a 16 anni perché è già nonno, io invece ho avuto il primo romanzo a 25 pubblicato, quindi e sono stato uno scrittore giovane, che era una figura che in Sardegna non c'era mai stato uno scrittore giovane, gli scrittori in Sardegna erano vecchi, e forse l'unico abbastanza giovane era Azzeni, ma è morto prestissimo, quindi non ha fatto in tempo neanche ad affermarsi, a vivere questa... Io invece a 25 anni giravo i comuni a presentare il libro con il piercing, i capelli lunghi, è un modo diverso da quello che c'era in Sardegna, che era di solito una persona colta, magari uno storico locale che scriveva dei romanzi ambientati a Nuraghume nell'Ottocento. Ecco, io quella cosa lì l'ho saltata e sono andato direttamente a scrivere romanzi strani, pieni anche di parolacce, come mi dicevano spesso a scuola, eccetera. Allora, quando... questo te la devo raccontare, no? Perché, no? Biblioteca scolastica, così almeno ti prende un po' delle tue responsabilità. Ecco, in biblioteca devo aver fatto cose terribili, cosa ho fatto? Biblioteca scolastica, io do sempre ai miei ragazzi dei libri da leggere, a un certo punto giustamente dico, vabbè, ma c'è questa sezione sarda che non rimane sempre, che ne prendo degli autori, naturalmente autori interessanti, tra i quali Flavio, distribuisco questi libri, non mi ricordo onestamente quale fosse quello che aveva letto questa ragazza, so che il giorno dopo c'era il padre che mi aspettava. Ma guarda che allora adesso hai tirato, quindi non rispondo più a quello che hai detto prima. Comunque aspetta, finisco la risposta di prima, era perché poi questa cosa mi interessa moltissimo. La risposta di prima era, o stavo scrivendo un romanzo giallo ambientato che inizia in Piazza Tola d'Alghero, la seconda scena è Piazza Tola a Sassari, scusatemi, e la seconda scena è invece Piazza Civica ad Alghero, quindi è un giallo ambientato nel mondo del calcio che si svolge qua. Stavo scrivendo questo libro, ero arrivato a metà, a un certo punto ho iniziato a scrivere quest'altro e quando ne avevo una cinquantina di pagine, o forse un centinaio dell'uno e dell'altro, non mi era mai successo nella vita, li ho mandati entrambi al mio agente. Non mi era mai successo, di solito finivo quello che avevo iniziato o buttavo tutto oppure superato a un certo punto, e il mio agente mi ha detto lascia stare, già lo scrivi questo, devo dire stupendomi, perché uno pensa il tuo agente vuole guadagnare dei soldi, già li vendono, a parte che tanto da me lo sa che non guadagna niente, però insomma comunque pensavo mi dicesse finisci il giallo, invece mi ha detto scrivi questo perché sento che ti è più necessario, tornando a quello di prima, e quindi ho finito questo. Quindi però l'altro lo sto finendo adesso, quindi diciamo che sono stati 6 anni in cui ho messo qualcosa da parte, come è bene fare. Invece questa cosa del padre che viene è importantissima, perché c'è questo tema nel libro, cioè l'incredibile illusione che hanno molte persone, che l'avrete sentito dire migliaia di volte, che leggere rende migliori, è una cosa che dicono, che credono fermamente, soprattutto in cui credono fermamente, soprattutto quelli che non leggono, cioè quelli che leggono sanno che leggere è bello, è un pezzo di vita in più, è un scoprire un posto dove non sei stato, scoprire appunto qualcosa magari sulla storia della talassemia, anche se non è un saggio, se leggi Cure Ishii fai un breve corso prima di andare a Londra, capisci che cos'è la Suburbia a Londra. Invece quelli che non leggono pensano che i libri rendano più educati, più eleganti, come Cela diceva lo scrittore spagnolo, diceva che per molti un romanzo è come un assolo di violino mentre stai sorbendo il caffè in un bar elegante. Invece la musica non è quello, la musica è dannazione, è droga, ti entra dentro, ti può sconvolgere, ti può far vedere il mondo con una nuova visione. E la letteratura 100 volte di più, la letteratura è pericolosa,
Se uno è un conservatore, se uno è un banchettone, dovrebbe dire ai propri figli: non leggete per nessun motivo, perché i libri sono dinamite, i libri sono pericolosi, è pieno di libri che possono fare schifo, che sono pieni di perversioni, di visioni del mondo sghembe, terribili. Per questo, per esempio, è bellissimo che nessun politico legge mai romanzi, perché è l'unica cosa che ha salvato la letteratura, almeno oggi, diciamo. In passato succedeva, cioè gli scrittori russi erano terrorizzati dal fatto che potesse squillare il telefono ed era Stalin, perché Stalin li ammazzava se scrivevano cose sbagliate, infatti a un certo punto non li pubblicavano e circolavano clandestini. Ma oggi nell'Occidente, insomma nel nostro Occidente, i libri, non esiste un politico che legga davvero romanzi. Sì, Saviano, però Saviano perché è al confine, poi è più usato come, non per colpa sua, è più usato come rappresentante di qualcosa che non come narratore. Però la maggior parte dei romanzi non li leggono, quindi è normale che il padre sia venuto, non solo per le parolacce, ma perché ovviamente i libri sono destabilizzanti. Allora, quegli assessori alla cultura, ogni tanto mi capita di andare nel comune, c'è l'assessore alla cultura che dice: ah, è bellissimo questo ragazzo che scrive libri, quando ero ragazzo soprattutto, è importante che i giovani leggano. Io li guardo e lo capisco subito che quello non legge, perché se leggi non lo dici, perché è pericoloso. A me è capitato di andare a presentare i libri di Milena Agus. È una signora di Cagliari che ha avuto un grande successo anche commerciale e di critica con un romanzo, Mal di Pietre, non so se l'avete sentito. Allora, lei sono edizioni Nottetempo, molto eleganti, copertina perfetta, impeccabile. Lei è una signora timidissima, una professoressa di lettere del liceo, timidissima, ma tipo timida che sviene dall'emozione se la intervistano. È svenuta davvero andando in bus alla RAI che doveva fare l'intervista. È svenuta in bus. È una persona timidissima, però il romanzo è pieno di sesso selvaggio. Ma adesso non vi dico i particolari, ma tipo a un certo punto il marito, questo lo posso dire, a un certo punto il marito dice alla moglie, e la moglie dice al marito: ascolta, lo so che vai nelle case di piacere, dimmi che cosa ti fanno, lo faccio io, così risparmiamo. Ecco, questa è la cosa più elegante che c'è nel libro. Il resto sono cose molto più pesanti. Allora, ogni tanto Milena mi diceva: senti, mi hanno invitato in questa scuola, ci vuoi venire? È successo almeno due volte che siamo arrivati. Allora, una siamo arrivati, abbiamo fatto la presentazione, e poi una professoressa è venuta e ha detto: però questo libro, vabbè, ormai l'avevamo fatto. Nell'altra il preside ce l'ha impedita. Siamo arrivati, il preside l'ha letto evidentemente la sera prima, perché secondo me qualche genitore gli ha detto: che cazzo stai facendo? Quello l'ha letto. A me è successo una sola volta ed è stato bellissimo. A Siena avevano comprato 500 copie, una cosa che non succede mai, per questa scuola. Vado lì e mi dicono che il preside aveva deciso che l'incontro non si poteva fare. No, forse che non mi ricordo, perché alla fine l'ho fatto un incontro, non so come, non mi ricordo se l'abbiamo fatto tipo in aula magna ma non in una classe. Comunque a quel punto io ho arringato la folla dicendo: ragazzi, la libertà, voi, il vostro preside, e ve l'ha impedito perché questo libro è pieno di sesso. Quindi l'hanno letto tutti a quel punto, non c'è né niente di sesso in quel libro, infatti se la saranno passati tutti. Sì, però allora mi aggancio, perché c'è un pezzo dove fai un racconto, una fotografia dell'editoria attuale che mi è piaciuto molto. Sì, perché in qualche modo stiamo parlando anche di scrittura, di scrittori e di rapporto con l'editoria. L'editoria è un rullo, è un macinare continuo di nomi, autori e titoli di opere. È un continuo presentare novità, novità, novità. E i vanitosi autori devono anche loro, soprattutto, sempre macinare. Macinare chilometri in taxi, treno, automobile, ore di aereo. Sempre devono essere pronti a raggiungere qualunque libreria italiana a qualunque costo, nell'illusione che lì, a Pizzighettone, a Domus Novas, a Castro dei Volsci, lì ci sarà finalmente l'Epifania, la donata dei lettori e seguaci che tributeranno a questo autore e autrice la giusta ovazione. E davanti all'inevitabile presa d'atto a fine serata, dopo una stanca presentazione con i soliti sei amici del libraio, succede di più comunque questa sera dei soliti sei amici, o dell'autore, che ancora l'Epifania è rimandata, che il giorno seguente quella libreria ospiterà un altro esordiente, altrettanto sconosciuto, un altro aspirante artista, che a sua volta andrà via con tre copie vendute. Davanti a tutto questo egli si dirà: non è oggi, ma sarà domani. Un domani che non arriverà mai. È una specie di fotografia dell'editoria attuale, o anche la sensazione che provi tu alle presentazioni? Ma l'editoria di tutti i tempi, cioè... io non sono
non sono questa persona che sta parlando, che è Pereson, che è un libraio disincantato, e non sono il personaggio del libro, quindi non condivido tutto quello che dicono, però posso concordare con loro sul fatto che molte persone, appunto avendo io esordito a 25 anni, serate in cui non è venuto nessuno, a me sono capitate talmente tante, ovviamente, soprattutto all'inizio, ma non solo all'inizio, ci è capitato anche per Sardinia Blues, che pure ero andato in televisione dalla Bignardi, ero stato per una settimana prima dei Bompiani in classifica, che comunque hanno fatto tante ristampe, l'hanno avuto, però capita, siamo andati una volta col mio amico Pereson a Livorno, avevamo un giro di presentazioni, vabbè, vi dico questa, una cittadina del Piemonte di cui non dirò il nome, siamo andati al Circolo dei Sardi, avevo insistito moltissimo con l'editore perché andassi anche lì, facevo questo giro di presentazione, essendo io vivevo a Roma, allora cercavi di accorpare le presentazioni per stare fuori una settimana a farne tante. Quindi questa cittadina del piemontese, avevo insistito molto con l'editore perché andassi anche lì. Ah beh, andiamo a questo Circolo dei Sardi, il Circolo dei Sardi era in Via dei Sardi. Allora arrivo e dico a questo signore, che era di solito i presidenti dei Circoli dei Sardi sono ex finanzieri, ex carabinieri, perché sono quelli che giravano di più la generazione fa, no? Quindi sono rimasti lì, e i Circoli dei Sardi sono una cosa bellissima, e se sono rimasti in mano a quelli più vecchi, diciamo più anziani, di solito fanno la domenica il pranzo col maialetto a sottoscrizione e si finanziano, è una cosa comunque molto bella, ogni tanto invitano qualche gruppo di cantatenore oppure qualche scrittore di quelli locali che gli racconta quanto è bella la Sardegna, il posto più bello del mondo di tutti i secoli, e poi ogni tanto capito io, cioè capita gente che ha scritto dei libri che non sono proprio così autoconsolatori sulla Sardegna. Vabbè, e quel giorno gli ho detto, ma perché avete un Circolo dei Sardi in Via dei Sardi? Cioè il comune vi ha dato il nome alla via? No? Il comune ci ha detto, qua c'è una discarica, se volete bonificarla potete costruire quello che volete. Questi l'hanno bonificata e hanno costruito un edificio enorme, sembra la chiesa di Scientology, e il Circolo dei Sardi, che affittano per matrimoni, credi, e allora a quel punto l'hanno chiamato Via dei Sardi. E questo signore mi ha mostrato una sua invenzione, un apparecchio che riesce ad arrostire 25 maialetti assieme, che è il punto forte del circolo, perché ovviamente fanno feste e vanno sardi da tutto il nord Italia per queste cose. A questa presentazione erano presenti 10 anziani, ma anziani molto peraltro, che non è che non avessero letto l'ultimo libro, non avevano idea di chi cazzo fossi io, ma fosse stato anche il Foi, ma potevi portare anche Stefano Benni, non so, dimmi un nome. Dopo c'era la rostita, no? Certo. Io me ne sono andato, figurati, però è così, ho parlato per 10 minuti di Utta dicendogli che era un posto meraviglioso, che dovevano andarci a Panatonama in Sardegna e basta. Il giorno dopo eravamo a Livorno, però non a Circolo dei Sardi, in una libreria. 10 minuti prima di arrivare a Livorno mi prende un'illuminazione e dico, aspetta che chiamo il libraio. Chiamo il libraio e gli dico, salve, noi stiamo arrivando a Livorno. Dice, gli dico, salve, sono Soriga, e sento il silenzio, l'altra parte dico, sono Soriga, lo scrittore che deve presentare il libro oggi. Lui si era completamente dimenticato, avevamo pattuito un cachet, quindi io arrivo e gli dico, volevamo sapere se ha prenotato l'albergo, sì, certo, si era totalmente dimenticato di tutto. Arriviamo e c'era in vetrina della libreria l'annuncio di una presentazione quella sera di uno che faceva tipo yoga, aveva scritto un libro di così simile. Arriviamo e mi dà 300 euro in contanti presi dalla cassa, che era il cachet pattuito, e poi mi dice l'albergo è quello, non c'era nessuno, quindi però noi eravamo stati pagati, quindi facciamo un reading con concerto davanti a una signora che era lì per caso, ce l'andiamo a cena, una delle cose più tristi, però queste cose quando, cioè tu non devi pensare di scrivere perché vuoi andare a fare le presentazioni, ed è invece una cosa che io noto, che a molte persone capita, invece questa è proprio una cosa sbagliata, è come se uno si iscrivesse in medicina perché un giorno gli daranno il premio di miglior cardiologo dell'anno, non è, e quindi c'è una bella cena quel giorno, non è quello, devi fare medicina se vuoi salvare la gente, naturalmente lo scrittore è un lavoro infinitamente più inutile, però è la stessa cosa, nel senso che ti deve piacere quello che comporta scrivere, che non è neanche un lavoro, il cardiochirurgo sì, quindi, e questa è la cosa importante, io vedo, avendo avuto la fortuna di pubblicare così giovane, ho visto facilmente che scrivere è un percorso lunghissimo, che ci vogliono 20 anni per trovare una lingua, per trovare un tuo tono, per capire con un po' di mestiere
quali storie vale la pena raccontare, quali bisogna lasciar perdere, e spesso sbagli lo stesso, anche se è il mestiere, anche se hai fatto abitudine, spesso sbagli, ne scrivi 80 che poi sono da buttare. E quindi quando a volte sento Fahrenheit e sento certi autori che ti raccontano l'epifania del loro meraviglioso primo romanzo, che mi è capitato da poco che l'intervistatore gli chiedesse: c'è una certa musicalità nel suo libro? Non una domanda originale, una domanda che ovviamente ricorrerà 30 volte a settimana. C'è una certa musicalità nel suo libro? E tu devi rispondere: grazie, e questo è un bellissimo complimento, in effetti io lavoro molto sulla lingua, cerco che non si inceppi. Invece questo ha detto: sì, io scrivo con la musica, io faccio musica quando scrivo. E cazzo, cioè tu non lo devi dire. E invece questa cosa succede di continuo. Allora io mi immagino questa... Se tu parti così e poi vai a Domus Novas e trovi tre persone, ci stai malissimo. Invece devi dare per scontato. Se vi capita, leggete il libro di Culicchia, che si chiama E così vorresti fare lo scrittore, che racconta molto meglio di come sto facendo io questa cosa qua, quanto lo scrittore debba prepararsi soprattutto a consumare suole, ad andare in giro per l'Italia a fare presentazioni dove non verrà nessuno. Ma in questo sfogo, che poi non era il tuo, però nel sottolineare che lo scrittore viaggia, viene buttato da una parte all'altra per le presentazioni, c'è un po' anche della stanchezza a volte, o comunque di quello che fai forse ti piace di meno? Oppure, perché la sensazione è che Aurelio voglia viaggiare, però. Però scrivere, nel senso che è un autore televisivo, quindi anche lui è uno che deve lavorare di intelletto, però che a lui in qualche modo piaccia il viaggio, no? E in qualche modo anche allontanarsi dalla Sardegna in fondo gli piace, però poi in realtà il momento più bello è sempre il ritorno a casa, è quello più agognato. Cioè questa è un po' una sensazione quasi contraddittoria in quello che racconta. Vabbè, questo sì, però dai, questo lo sappiamo tutti i sardi, cioè siamo viaggianti, possiamo anche non viaggiare, però comunque questo è un problema di chi viene da un'isola, cioè ti senti soffocare, poi te ne vai, non vedi l'ora di tornare. Io già quando sono al gate di Milano dedicato ad Alghero, appena mi avvicino al gate sono già in Sardegna, vedo le facce, il modo di dire, il modo di litigare delle coppie, il modo di sgridare i bambini, l'accento, i colori della pelle, lì sono già nella mia terra. È ovvio che la Sardegna è una terra in modo così esplicito, così forte, cioè perché è un'evidenza geografica che siamo un popolo, che abbiamo una storia comune, anche se frammentata da zona a zona, però insomma questa cosa di andarcene e tornare, per fortuna oggi poi appunto non è neanche impossibile viaggiare per lavoro, però invece no, come scrittore non so rispondere rispetto ad Aurelio, perché Aurelio è un autore televisivo, l'autore televisivo fa un altro lavoro, l'autore televisivo lavora in gruppo, non lavora da solo, ha un continuo riscontro di quello che fa. Allora, intanto diciamo una cosa, perché non l'ho detto all'inizio, l'autore televisivo, gli autori TV sono quelli che decidono quello che succede nei programmi, qualunque programma, anche il menù di Benedetta, o sì, quello dove sono andato a fare la zuppa gallurese, il menù di Benedetta, sì, o anche, non so, la prova del cuoco, qualunque programma voi guardiate, Ballando con le stelle, cioè non solo i programmi, perché ho detto autore, magari uno pensa a Per un pugno di libri, che appunto parla di libri, no, tutti i programmi TV hanno un gruppo di persone che decide tutto quello che succede, quelli sono gli autori, col regista e col conduttore, decidono tutto. Tutto vuol dire chi invitiamo a ballare a Ballando con le stelle, Giuni Russo, se fosse, scusate, non c'è più, perché c'è il libro invece, questa idea di Giuni Russo, vabbè, non mi viene in mente nessuno, scusa, Del Piero o... stavo dicendo Frizzi che è morto, insomma fate voi, decidono tutto, i morti voglio far ballare a tutti i colori, comunque decidono tutto quello che succede, chi va a ballare, cosa dice la conduttrice, a che punto c'è lo sketch, a che punto c'è il comico, ecco, a quelli che è il calcio, sono solo inviato, però gli autori decidono tutto, scrivono anche la canzoncina ironica sulla della settimana per prendere in giro Renzi o Salvini, e decidono chi sono i comici, cioè fanno i provini, i comici, tutto. Allora, quello è un lavoro totalmente diverso dalla scrittura, è un lavoro di gruppo, un lavoro, ripeto, hai il responso subito, cioè la mattina dopo alle 11 arrivano i dati auditel, quindi sai se hai fatto un buon lavoro o meno. Nello scrivere un romanzo ci puoi mettere 2 anni e poi il tuo agente ti dice no, scrivi l'altro, e non succede nulla, nessuno ti corre dietro. Quando dicono che l'editore l'ha costretto a scrivere subito un nuovo libro, sono sciocchezze, nessuno ti costringe, decidi tu, decidi tutto tu.
decidi tutto, la copertina, i ringraziamenti. L'editore può anche spingere per fare una copertina brutta, ma lo decidi tu, perché il libro è tuo, cioè sei tu che alla fine dici va bene. Quindi l'autore gestisce il suo tempo esattamente come vuole. Poi naturalmente ognuno di noi deve decidere se vuole sfamare la famiglia, se vuole pagare le bollette, allora pubblica un po' di più, oppure se vuole lavorare di più per gestirlo meglio. A volte ci lavora di più ed è più brutto di prima, e questo vabbè, fa parte di quello che appunto non è un lavoro, e cazzo è scrivere, chi lo sa, non lo sa nessuno, è da quando, dagli antichi romani che ci chiediamo cosa vuol dire scrivere, che cos'è un romanzo, cioè, o meglio come si fa, come si capisce se è venuto bene. Ma se ti arrivasse domani in bozze come consulente di una casa editrice, non lo so, Il nome della rosa o 900 di Baricco, se prendiamo 10 lettori forti, leggono Il nome della rosa, dicono vabbè, il libro è carino, però cioè, taglialo di tre quarti, è un libro arrogante, ma quando mai tutti leggono tutte queste parti in latino? Infatti gli avevano rifiutato in 20, o così dice lui. Setta di Baricco, che ha venduto milioni di copie, come si fa a dire che non è bello? Ha trovato milioni di lettori, qualcosa da dire ce l'aveva, eppure i critici, molti critici dicono che non è granché. Quindi è un lavoro peggio ancora che fare il critico di calcio, no? Sì, ma Aurelio, a un certo punto capita quello che non so se è il sogno o l'incubo di chi scrive sceneggiature televisive, no? Ha una grande occasione quando la sua trasmissione sembra che debba chiudere, anzi ha ricevuto l'annuncio che la trasmissione chiude, in realtà proprio in virtù di tutto quello che è lui, delle cose che scrive, del personaggio che è, sempre televisivamente parlando, a un certo punto della sua stessa santità, del suo stesso essere in qualche modo intellettuale, poi su questo magari bisognerebbe ragionare un attimo su quale significato dare a questa parola, però viene chiamato da lei, no? Ah sì, viene chiamato dall'entourage della somma Maria. Sì, lui è un autore televisivo. Bene, per i credenti stiamo parlando di Maria De Filippi, non giusto per... Sì, sì, il suo programma viene chiuso a un certo punto, come succede davvero nel mondo della televisione, tramite l'amico di un'amica viene... Questa amica, succede spesso, gli autori TV quando rimangono senza lavoro ti chiama un altro autore e ti dice: senti, stiamo iniziando un programma sui fari per Geo, una rubrica sui fari, lo vuoi fare, ti interessa? Oppure ti chiamano e ti dicono: stai iniziando un programma sulla serie B di basket, vai in onda alle 2 del mattino e ti pagano 30 euro a pezzo, però se ti interessa. E di solito l'autore televisivo dice sì a tutto, perché appunto è un lavoro che finisce, che può finire in qualunque momento, che finisce poi, perché anche i programmi più lunghi, anche quelli che è il calcio, finiscono, durano 8 mesi, finiscono, ma non solo, spesso cambia il conduttore o cambia il capoprogetto, quindi magari ti cacciano. Insomma, lui fa questo, gli dicono: ti vuole conoscere Maria, perché Maria vuole fare un programma che parli anche di scrittori. Dico Maria perché nel mondo della televisione quelli che conoscono Maria, ma anche quelli che non la conoscono, dicono Maria. D'altronde, io la chiamo Maria De Filippi, nella vita normale, però di scrittori molto, un'idea di un programma che parli di scrittori, ma mi è sembrato molto Endemol, per intenderci, cioè molto spettacolarizzazione, forse è questo che mette in crisi Aurelio. No, non lo so, allora qua ci sarebbe un lunghissimo discorso sulla TV che non faremo e che non c'è nel libro. La TV è tante cose, la TV è intrattenimento intelligente, penso che io guardo delle cose in TV che magari hanno ascolti bassi, la stragrande maggioranza degli italiani guardano cose che io non guardo, e questo succede a molti autori TV, cioè non mi ricordo chi, forse era, vabbè, uno di questi, non era Freccero, era uno di questi, aveva detto: la TV è troppo brutta per farla e anche guardarla. Non è vero, molti autori TV guardano tutto, dipende appunto da che cosa lavori, cosa ti interessa, se lavori con Cattelan, se lavori appunto ai programmi di Geppi, che sono programmi molto, Geppi Cucciari, che sono programmi di solito molto curati, molto ben scritti, con delle ambizioni, o se lavori a la De Filippi fa dei programmi che sono delle macchine da guerra, cioè no, ma poi devi farne un sacco, durano tanto, quindi servono molte persone a lavorarci, ne fa uno dopo l'altro. Io non ho idea, non mi sono mai misurato con lei, non so se lavorerei al suo programma,
di solito gli autori decidono molto in base a quanto vengono pagati anche. Comunque lui, che è un autore TV vero, lui Aurelio, viene chiamato dalla De Filippi e alla fine la incontra e quindi io faccio parlare Maria De Filippi nel romanzo, sempre protetto dal fatto che, così come i politici, neanche quelli da TV leggono i romanzi e quindi sono abbastanza certo che nessuno glielo dirà mai e lei non lo leggerà mai, l'ho fatta parlare, non che faccio una brutta figura, perché però non è una specie, tutto senso. È proprio una specie di apparizione. È un'apparizione, io l'ho immaginata così, sì. Quindi mi fa piacere che anche tu l'abbia vista così. C'è un libro di Javier Marías in cui lui fa parlare il re di Spagna. Io quando ho letto quel libro ho detto, però se può parlare il re di Spagna può parlare anche Maria De Filippi, insomma. È un azzardo che mi potevo permettere. E Maria De Filippi ha in mente un programma che è una specie di Ballando con le Stelle. Vabbè, forse questo lo posso dire. Lei dice, voglio fare questo programma che è una specie di Ballando con le Stelle in cui ci siano anche gli scrittori che fanno delle cose. E lui dice, ma lui quando gli propongono, questo posso dire anche io quando vado alle prime riunioni dei programmi televisivi, qualunque idea mi racconti, non dico sempre che cagata, non lo guarderà nessuno. E naturalmente non è bello dirlo, perché sembra proprio, quindi me lo tengo per me, cerco di stare zitto. Le prime due o tre riunioni proprio io devo stare zitto, poi a un certo punto mi convinco che magari può andare a tutti i programmi a collaborare, di solito li chiudono, quindi devo dire, non so se è bello che abbia avuto ragione all'inizio, però non è vero, non li chiudono, non perché fosse una cattiva idea, per molti motivi, a volte neanche li chiudono ma proprio finiscono male, che non li... Io ho fatto un programma che si chiama Robinson, condotto da Luisella Costamagna, 12 puntate, sono andate in onda tutte e l'ascolto era così, cioè alla fine proprio non ci guardava più nessuno, ma ormai era estate e l'hanno lasciato andare fino alla fine, che è sempre una buona cosa perché ti pagano tutte le puntate, a me sei in onda. L'ultimo giorno fatturi, che è la cosa più bella. Allora, la De Filippi gli dice, voglio fare questo programma in cui gli scrittori vadano in onda e facciano delle cose. E lui dice, ma tipo chi? Già cagando i cazzi. E lei dice, non so, tipo metti che venga John Even a ballare con Gloria e Stefano. E lui dice, sì, certo. E poi dice, quell'altra, Bianca Pizzorno, le facciamo cantare Giuni Russo. Ecco. E lui dice, ma cos'è? Bianca Pizzorno, dice, la scrittrice per ragazzi, per mamma mia, quella è venuta a venire in copia, perché deve venire qua a cantare Giuni Russo? Perché devono venire a fare queste cose, dice lui. E lì serenamente Maria dice, perché tutti vogliono vendere 1 milione di copie, perché quando vai in onda il giorno dopo vendi, perché gli scrittori vogliono vendere, perché se non volessero vendere, se non volessero essere letti, nobilitiamo la cosa, non scriverebbero libri, scriverebbero lettere agli amici o diari o qualcosa per le loro fidanzate. Se vogliono pubblicare vogliono anche essere letti, se vanno in TV vengono letti. Allora io ho scritto questa idiozia, questo dialogo, un po' preoccupato di quello che avrebbe detto Bianca Pizzorno. A un certo punto mi arriva la mail di Bianca Pizzorno, che da adesso chiamerò Bianca perché è un'amica davvero. Bianca mi scrive, Flavio, ho letto il tuo libro. E all'inizio ho pensato, che bello, questo è un libro in cui ci sono anch'io, la televisione, perché Bianca Pizzorno, non so se lo sapete, era stata assunta alla RAI funzionaria e si è dimessa. Pensate le cose che succedevano una generazione fa, ve lo immaginate? Poi l'hanno assunta alla Fabri Editori e si è dimessa, si è licenziata 2 volte di sua spontanea volontà, cose che alla nostra generazione veramente sembrano assurde. Allora Bianca mi dice, ma lo sai che io una volta cantavo alla RAI? Facevano un programma radio in cui mi facevano cantare le grandi aree della musica lirica, mi chiamavo con uno pseudonimo Aberarda Canonau è andato in onda 2 anni, poi il sindacato dei cantanti Rai mi ha intimato di smettere perché ero funzionaria e non cantante, stavo togliendo lavoro ai cantanti Rai. Quindi qualunque idiozia uno scrittore possa partorire è molto probabile che sia successa. Fatto salvo che una tua amica e che non dovrebbe essere presente, però Bianca come voce non te la immagini cantare Giuni Russo così, ma avrete sentita, però evidentemente ha fatto cose che noi non possiamo nemmeno immaginare. Comunque Aurelio vacilla un po' davanti alla proposta, anche perché poi Maria De Filippi non solo la fai parlare, ma quando cerca di trattenerlo, quando cerca, insomma, si rende conto che lui non è tanto convinto e cerca di conquistare la sua idea, poi lei ha anche un, come dire, anche accorcia le distanze, no? C'è quel momento quasi in cui cattura la sua benevolenza chiedendogli della figlia, volendo vedere la foto, quindi ha una dolcezza
anche un po' ambigua, nel senso che sembra che da una parte sia davvero così, dall'altra stia cercando in qualche modo di catturare i favori di Aurelio, no? Quindi, cioè, il personaggio in realtà, anche se non gli dedichi tantissimo spazio e la fai parlare tutto sommato poco, perché probabilmente per prudenza, visto che si tratta della Marina Nazionale, però il personaggio viene fuori, un po' lo stesso personaggio televisivo, così come ce lo immaginiamo quando la guardiamo, no? Questa donna è misteriosa, tu dici circondata di mistero, in effetti sì, che secondo la leggenda lei inizierebbe la carriera perché manca qualcuno che deve sostituire. Sì, così mi hanno detto, chissà se è vero, ci sono un sacco di... come gli scrittori inventano un sacco di bellissime leggende, tipo su come gli è venuta l'idea di un libro, su come scrivono. Sai che tipo Maigret diceva che aveva una palla tutta d'oro, la usava così, passava i primi 3 giorni a pensare e poi scriveva un romanzo in 3 settimane. E naturalmente non è vero niente, si inventa, gli scrittori inventano queste cose dopo perché è bello da raccontare. Quindi anche nel mondo della TV giro, non so, però non so, non vorrei parlare ancora di Maria Filippi, nel senso che magari un giorno le dedico un romanzo intero. Però posso dire questo, ci sono 2 personaggi della televisione in questo libro, e sono Geppi e lei, in effetti. Geppi non è chiamata Geppi, è la conduttrice del programma a cui lavora questo autore. Però per me, che lavoro con lei, io ho avuto questo, cioè, ho avuto occasione di lavorare con un po' di persone in TV. Spesso non erano personaggi della televisione veri e propri, per esempio ho lavorato con l'ex direttore della Stampa, con Calabresi, ho fatto un programma bellissimo che si chiamava Hotel Italia, uno dei programmi più belli degli ultimi 10 anni che non ha visto nessuno, anche quello, e poi lavoro con Geppi, e ecco, sono, io non conosco la De Filippi, però lavorare con Geppi è per me un'esperienza particolare, perché è un'amica, è una sarda, quindi ovviamente per tutti noi siamo la mafia sarda. Non credo che nessuno pensi che siamo stati amanti, come a volte si pensa, non penso di no, però che siamo la mafia sarda, questo sì è un'idea diffusa, non generale. E in realtà siamo solo 2 persone che si vogliono bene, che si stimano e che hanno la fortuna di lavorare un programma bellissimo, perché per un pugno di più è un programma bellissimo, ma non solo per il lavoro che si fa in quel programma, perché ci sono le scuole e quindi vedi questi ragazzi che si emozionano, che però sono sempre ragazzi di 18 anni, quindi stanno flirtando, alcuni sono fidanzati, alcuni sono gelosi, alcuni si vedono brutti, alcuni sanno che sono fighissimi, e poi nonostante tutto sono persone che si emozionano per la sfida, perché anche se è una cosa di libri è comunque anche un gioco, quindi è veramente tutto bello, devo dire, un programma in cui credo che stiamo tutti bene, dal regista alla responsabile di rete. È un programma per cui, non lo direi a voce alta, però non lo direi lì, però credo che sia uno dei pochi programmi per fare il quale pagheremo tutti anziché essere pagati, una cosa molto rara. Ci sono, beh, naturalmente c'è un intreccio di vicende, e 2 personaggi in particolare sono importanti secondo me, perché vengono, viene dato molto spazio e hanno anche, beh, uno sicuramente mio cugino, no? Il cugino, la figura del cugino, quindi, che ha un destino anche abbastanza complesso, se non vogliamo spoilerare, perché è una delle vicende fondamentali del romanzo, però ha un ruolo, no? Il cugino, quello che tutti abbiamo, un cugino che fa meglio di noi le cose o comunque fa delle cose che noi non faremmo, ed è secondo me a un certo punto un altro modo di essere appartenenti a quella generazione, di essere sardi, 2 caratteri molto diversi, accomunati dal fatto che tutte e due, insomma, combattono in qualche modo, il Aurelio e il cugino, per vivere, per guadagnarsi da vivere, però con 2 stili completamente diversi. Uno, il cugino è un po' quello che a Genova si chiama il bruciabaracche della situazione, no? E vogliamo parlare di questo cugino Alessandro. Guarda, mi viene un po' difficile parlare di questo, cioè no, non so cosa dire. Allora, perché sono contento che tu l'abbia visto come un 2 modi di essere sardi, però per me erano i 2 modi di essere un malato cronico. Sì, io questo non l'ho detto, però no, però comunava i 2, era e questo mi mette in imbarazzo a raccontarlo, cioè non so cosa dire di questa cosa, perché la malattia, la talassemia, è una cosa
molto complicata da spiegare, molto più di quanto sia viverla. È una, nel caso non siate, qualcuno di voi non sia sardo, molti di voi non siano sardi, è una malattia che è molto diffusa in tutti i posti in cui c'era la malaria, quindi molto in Sardegna, in Sicilia, intorno a Pavia, vicino a Ferrara, nell'Agropontino, però anche in Albania, in India, il numero assoluto di malati più alto in India, però c'è una percentuale molto alta persino alle Maldive, insomma in un sacco di posti del mondo. Poi l'abbiamo esportata in Australia, l'abbiamo esportata in America, ed è una malattia per cui devi fare delle trasfusioni ogni 20 giorni. Ecco, questa frase so che provoca in chi non conosce la malattia un perché la trasfusione fa paura, perché in passato si contagiava l'AIDS e quindi è rimasta questa paura dell'AIDS, dell'epatite, eccetera, eccetera. In realtà le trasfusioni sono molto sicure da molto tempo, però noi quando siamo nati non c'era speranza, l'ho detto prima, che diventassimo grandi. Ecco, i talassemici morivano, erano bambini che morivano deformi, tra mille sofferenze, intorno ai 5-6 anni. Io sono del 75, quelli che sono nati intorno alla mia età sono i primi a cui i medici hanno detto ma magari a 10 anni ci arrivano, 15, va. Però un po' prima era persino difficile convincere le famiglie ad andare a portare questi bambini a fare le trasfusioni in ospedale, perché con quello che la fatica che c'era nel 75 andare da Gornosfanadiga a Cagliari con le strade del 75 in Sardegna, le portavi lì, facevi una trasfusione ogni tanto, comunque soffriva, comunque moriva, molti pensavano vabbè ma fallo morire tranquillo a casa, tanto deve morire. E c'erano addirittura dei medici che dicevano è inutile che sprechiamo il sangue, la donazione è faticosa, eccetera eccetera, tanto questi devono morire subito. Per fortuna questa teoria non è passata, questa linea non è passata, e hanno cominciato a farci le trasfusioni. Allora, cosa è successo? Non c'è stata un'invenzione, non c'è stata una svolta nella storia della medicina. Semplicemente questo fare le trasfusioni non ogni tanto, ma sempre, ogni 10 giorni, ogni 20 giorni, ogni mese, a seconda dell'età, è bastato a farci diventare grandi. Quelli che sono stati fortunati sono diventati grandi, quelli che siamo stati fortunati, perché molti sono morti. Cioè io faccio una vita normale, ho fatto sempre tutto quello che avevo voglia di fare, cioè ho viaggiato, ho vissuto all'estero, quello che potevo fare, ho giocato a tennis, ho fatto tutte le cose, cioè scarso, dico faccio sport, mi muovo, non mi sono fermato davanti a niente, e quindi ho una vita normale, però è come se avessi fatto il Vietnam, cioè quando eravamo bambini morivano tutti, moriva continuamente qualcuno, bambini, ragazzini, cioè quando avevo 15 anni, 20 anni, ogni settimana morivano uno, due talassemici, insomma è una cosa abbastanza forte, però siamo, adesso non lo so, per esempio, cosa posso dire? Questa cosa di convivere con questa idea che tanto muori, che in realtà moriamo tutti, e infatti anche tra i sani c'è gente che cresce, così come hai detto tu, brucia baracche. È pieno di brucia baracche nei paesi, io sono cresciuto in un paese, è pieno di brucia baracche che non erano talassemici. C'è gente che diceva ma tanto devo morire, e allora cazzo mi faccio di eroina, mi ubriaco tutte le sere, vado a correre con la macchina di notte a 140, faccio le gare. Cioè il modo di vivere la vita è il fulcro della letteratura, cioè come la vivi la vita, come un brucia baracca, come una persona per bene, e chi ha ragione, chi ha di più della vita, e questo che cosa... Cosa chiediamo alla vita? Perché siamo qua? E come ci confrontiamo col grande mistero che nessuno di noi sa perché siamo qua, tranne, cioè, uno può avere una fede, ma comunque chiedersi perché Dio mi ha fatto stare qua in questo modo, ecco, comunque un che di misterioso c'è per tutti nella vita, e questa è la letteratura, a questo servono i libri. Quindi come si reagisce al fatto che probabilmente morirai per una malattia? Questo è un tema letterario. E per me è anche una cosa, io mi sono chiesto mille volte, c'erano dei talassemici come me che tipo facevano il trapianto di midollo a un certo punto, quando è stato possibile fare questo trapianto, che era una cosa rischiosissima, facevano il trapianto, poi dovevi stare tipo 3 mesi in camera sterile e poi in casa, insomma c'erano alcuni che scappavano dalla finestra dopo 2 mesi e andavano in discoteca rischiando ovviamente la vita, e tu dici ma com'è possibile, cazzo, è da quando eri bambino che devi farti una fatica enorme per essere vivo, poi fai il trapianto, va bene, ma puoi essere così imbecille? E quello è il mistero della vita. Cosa c'è nelle nostre teste? Cosa c'è nelle nostre teste? Io mi ricordo certi convegni a cui andavamo,
mi ricordo un convegno a Tramariglio sulla talassemia, in cui c'erano questi cardiologi e c'era una mamma che si era alzata e aveva detto: diteglielo a questi ragazzi che devono stare a casa, che non devono andare a ballare, che sono malati, che non devono fare tardi. E quello era, cioè, era sbagliato, come era una cosa terribile. Non puoi dire una cosa simile, non puoi dirlo davanti a tuo figlio, non lo devi dire, non lo devi pensare. Però che cosa c'è di più umano, di più comprensibile? Va bene? Cambia però la percezione del tempo, no? Dei due personaggi, perché hanno proprio, forse la malattia in qualche modo serve a capire o interpretare la vita diversamente. Questa... Raffaele, è quello che mi sono sempre chiesto, cioè io mi chiedo, sarei un noioso se non fossi l'asemico, o lo sono perché sono, cioè, sarei felice ogni giorno quando mi sveglio anche se fossi nato senza la talassemia? E perché, se sono talassemico come quell'altro che è talassemico come me, quello è sempre ingrugnato e non gli va bene niente, va delle tasse nonostante sia talassemico e sia vivo grazie al fatto che lo Stato ci paga tutte le cure, eppure dice: ah, io se posso le tasse non le pago, per rubarli i politici. Ma come cazzo rubarli i politici? Ti pagano le trasfusioni con le tue tasse. E quindi ognuno reagisce a modo suo e non lo so, è un mistero, è un tema, una cosa con cui ci misureremo sempre. Cosa decide il nostro destino? L'essere figli di certe persone o la società? E quindi a questo servono i libri, o meglio non servono perché non sanno dare risposte, ma li scriviamo nell'illusione, nella speranza, anno dopo anno, generazione dopo generazione, che possa servire a qualcuno. Ecco. Speriamo di aver interessato. C'è un brano di Sfera Ebbasta che dice: oggi ho scritto una canzone, per qualcuno sarà un salvagente. Adesso non te l'aspettavi che chiudessi con Sfera Ebbasta, no. Però se avete figli molto piccoli vogliono ascoltare Sfera Ebbasta, che scrive cose terribili, ma ogni tanto scrive delle cose che mi fanno pensare: però vedi, è scemo, ma non è del tutto scemo, perché in fondo è meno scemo secondo me di quanto ero io alla sua età, e io non ero diventato ricco, lui è diventato ricco, quindi chissà quante cose. Un romanzo su Sfera Ebbasta sarebbe bello. Beh sì, prossimo. Anche se dovesse uscire il famoso programma con gli scrittori che cantano, è suo, cioè a livello di diritti, fai cause. Oh, diritti, no, non so. È tua. Guarda, una volta ho portato a Rai 3 ho portato alcuni programmi, come tutti gli autori scarsi della televisione, non è mai andato avanti niente. Uno solo mi ha detto: è carino. Dopodiché non ho saputo più niente e l'hanno fatto. Non è che denunci. Quello ha trovato, un giorno aveva trovato la mail nel cassetto. Ha detto: ma che bella. Ma sono contento, cioè io sono contento, vuol dire che alla fine quell'idea funzionava, non era neanche una grande idea, però funzionava. Comunque, per concludere, concludiamo come il tuo romanzo, che ha una sua circolarità. Noi abbiamo parlato un po' di tutto, però in realtà la trama ha un che di nuovo anche. E questo ti volevo far leggere il finale, perché secondo me. No, il finale, no, perché rovine tutto, no? No, se posso vorrei leggere una cosa che è l'unica cosa per cui ho scritto il libro, se posso. Ah, beh, è uno scoop. Sì. In realtà è un libro che ha dei momenti ironici, autoironici, che mi sono divertito a scrivere, però alla fine il motivo vero per cui l'ho scritto è questa pagina qua. Capitava di frequente in quegli anni che la nostra famiglia fosse svegliata nel cuore della notte dallo squillo del telefono, anche se il primo a svegliarmi ero io, il primo a sollevare la cornetta o mia madre, ugualmente sapevamo tutti che non era per me quella chiamata, né per mia madre, era l'ufficio, certamente, senza dubbio alcuno, era il centralino della prefettura che aveva bisogno di parlare con Cossu. Sei Cossu, diceva il centralino, e se ero io a rispondere dicevo: un momento, sta arrivando, sono il figlio. E mio padre arrivava col suo pigiama pesante, scarso era allora il riscaldamento delle case campidanesi, affidato ancora al camino nella stanza grande, gelati le notti invernali, si dormiva sotto strati di coperte, i piumini di là da venire. Oppure arrivava in mutande, se era una notte d'estate, e cominciava subito a prendere appunti, a chiedere di cosa si trattava, sacramentando per l'ora, frastimando il lavoro alla prefettura, maledetto il centralino, maledetto il lavoro che mi strappano al riposo a quest'ora di notte. Era burbero e scherzoso allo stesso tempo mio padre, finché parlava col centralino, con i suoi colleghi, poi quando veniva messo in comunicazione con il capitano dell'aereo militare o il comandante dell'aeroporto, con il medico, prendeva invece una voce seria, professionale, una dizione pulita. «Mi dica, comandante», diceva mio padre, il funzionario Cossu della prefettura di Cagliari, con la sua voce profonda, si accendeva una sigaretta e cominciava il suo lavoro, che consisteva in questo: organizzare un trasporto aereo per dei pazienti che bisognavano un trapianto urgente, un nuovo rene, un fegato, un cuore.
si era reso disponibile un organo, ovvero qualcuno era morto e aveva lasciato il suo fegato, rene o cuore al prossimo suo sconosciuto, e mio padre doveva organizzare il trasporto di quel malato fortunato perché ricevesse un organo nuovo in un ospedale italiano. Se questo paziente era impossibilitato a viaggiare su un aereo di linea, capitava che si dovesse organizzare un trasporto aereo su un volo militare. Mio padre trascorreva dunque 1 o 2 ore nella massima concentrazione nel grande salone di casa, con la cornetta del telefono in una mano e la sigaretta nell'altra. Si grattava ogni tanto una coscia o la barba appena spuntata nella notte, sbuffava o si faceva ancora più serio a seconda che gli comunicassero notizie inutili o importanti. Io restavo a guardarlo, orgoglioso di lui, cercando di capire cosa significasse ogni domanda, ogni ordine, ogni dettaglio della vicenda. Ogni tanto capitava che si arrabbiasse, che scuotesse la testa guardandomi, come a dire che gli toccava quella notte avere a che fare con dei cretini o degli impavidi o degli incompetenti. E a ripensarci oggi era una cosa incredibile e bellissima che proprio lui dovesse dedicare 1 o 2 ore della notte del suo meritato riposo, della compagnia di sua moglie, per dare un piccolo contributo affinché il dono di un uomo o di una donna appena morti potessero aiutare qualcuno a vivere. Proprio lui, che era padre di un figlio che viveva e stava bene solo grazie al fatto che degli sconosciuti ogni 3 o 4 mesi si cavassero il sangue per questo figlio, per me, per la gente del mio popolo, per i talassemici che altrimenti saremmo morti come nel passato di consunzione tra atroci dolori. Così era grazie a questa gente deceduta all'improvviso, alla loro volontà, alla decisione presa dai loro parenti, che si innestava un lungo percorso organizzativo che avrebbe portato a un trapianto d'organo per chi ne aveva bisogno, percorso che implicava a un certo punto la sveglia improvvisa di un funzionario della prefettura e il suo dedicarsi per 1 ora o 2 a fumare, grattarsi una gamba, impartire ordini, richiedere informazioni. Mi dica, comandante. Certo, dottore. Niente affatto, dottoressa. Mi ascolti bene, capitano. Centralino, diceva mio padre, passami il comandante, cazzo, che è caduta la linea, fai in fretta, che ho sonno e quello sta aspettando un fegato, fai in fretta. 2 ore di frenesia e sigarette trascorreva mio padre in quelle notti e mi sorrideva ogni tanto, va a dormire, e diceva coprendo la cornetta perché nessun altro sentisse, né il centralino né il comandante, ma io non mi muovevo da lì, sorridevo a mia volta e continuavo a guardarlo, silenzioso, curioso e pieno di orgoglio. Grazie Fabio, grazie a voi, grazie mille, grazie.